Dunque, Mania nacque da una storia che era piuttosto bella. Sembra una storia già pronta, però. E un ragazzo che veniva da certe esperienze fuori dal cinema, affari di fece, che voleva impiegare dei soldi. E mi disse: io voglio, però voglio fare l'attore. Sono quei compromessi che spesso abbiamo accettato, e fece l'attore nel film, finanziando quasi tutto il film. Questo era Brad Eustachio, questo non si... Ok, vabbè, No, mi oddio. ricordo, sto cercando, Brad Houston, Sì. ma sto cercando di ricordarmi il nome e cognome vero. Vero. Vabbè, no, Ok, se me ce lo lo, se, se ricorderò. lo ricorda ce lo dice dopo. E questo, finito il film, che era fatto con certi effetti, qualcuno poi preso anche da Argento, effetti di colore meravigliosi, scheletro anche qui, dove ebbi la trovata dei bigattini. Ma così che i bigattini sono in realtà i vermi dei morti. Allora su questa tuta, aprendo questa tuta, trovavano lo scheletro con tutti questi vermetti che facevano un'impressione, pure a me, facevano un'impressione straordinaria. Che è tutto dire. E il film venne non male. Poi ci furono delle discussioni con la ditta di noleggio, e lui, dato che il film in realtà l'aveva finanziato lui, mi disse: beh, io allora levo il film al noleggio e me lo riprendo io. Ho tentato in tutti i modi di riaverlo e non sono riuscito più a averlo. Non l'ha più rintracciato, non si Non sa dove. rintraccio proprio lui, Ah, sì, lui proprio la la persona in persona. questione, certo, ho capito. Il film girò un poco, qualcuno l'ha visto, me lo racconta, qualcuno che era impressionata dalla scena dei Bigattini, che era veramente notevole. Sono quelle trovate che vengono, tu fai 50 volte i testi, questo. Poi per caso vai a guardare un morto vero, Arch, mi seppellendo i morti per mettere nella casa, io ho la cappella mia di famiglia, insomma. Sì. Trovi sti vermini che camminano, che Comunque, poi fa. non so se ti può interessare, è talmente raro che non c'è una copia neanche al centro sperimentale. Hanno solo il trailer. E io non riesco a... cioè, questo l'ho ritrovato per una mascalzonata che mi ha fatto. Ma lui non l'ho visto proprio. Lui ai tempi aveva in mano degli assegni miei, che gli dava garanzia che il film si finisse. A distanza di tempo, dopo 10 anni, senza sapere più niente di lui, mi chiama la banca. Mi dice: guarda, ci stanno 7 milioni di assegni e lei non ha più qui il conto, perché il conto dalla banca del lavoro di Piazza Fiume l'avevo portata alla banca dove sto adesso, a Via Malatesta. Come è possibile 7 milioni? Ci venga a vedere. E vedi che erano i 7 milioni che avevo dato a lui per garanzia, che non mi aveva mai restituiti, dicendo che li aveva persi, eccetera. E li dovetti pagare. E tanto Quindi brava per persona. curiosità, non l'ho più trovato, per curiosità, il caso, che questo è importantissimo, il caso. Oddio, guarda sto grosso paraculo, mi ha rubato 7 milioni così. Ero un po' in difficoltà pure per pagarli all'improvviso. Giocai alla Tris e vinsi 7 milioni e 400 mila lire. Lo stesso giorno. Bello, bello.